con il cofinanziamento del Dipartimento della Gioventù, Presidenza del Consiglio dei Ministri, parte un progetto di formazione su un bene confiscato. Il bando è Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici e sarà creato ancora nel prossimo mese una biofattoria di dati e quindi ci saranno tutti gli strumenti per far partire una attività di formazione per 10 operatrici per l'agricoltura sociale e l'educazione alla ruralità. Il progetto che se ne racconta potrebbe essere il titolo invertito, cioè noi racconteremo attraverso la formazione le esperienze, le buone prassi ma anche i metodi per trovare occupazione nelle aziende agricole, valorizzando oltre che la produzione anche i servizi che le aziende possono erogare, e quindi dal racconto possiamo seminare altro sviluppo, è uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo che sia in grado di coniugare legalità e benessere per le persone. Ora siamo coinvolti in questo semina racconta, ci sono 10 ragazzi del nostro paese felici di poter fare questa cosa, così in un'altra realtà facciamo vedere quello che sappiamo fare e ci stiamo rimettendo in gioco di nuovo, sempre tanto per non finire mai.